Il tanto acclamato e discusso Federico Fashion Style è un fenomeno o è una bufala? Per come la vedo, per rispondere a questa domanda occorre fare una doverosa premessa. Lo stile, il proprio stile, può rivelarsi un prezioso alleato per ognuno di noi, un alleato molto potente. Il nostro stile sul lavoro può farci fare una enorme differenza. Questo perché a parità di talento vince chi lo comunica meglio e con il tuo stile puoi comunicare il tuo talento alla grandissima. La frase appena citata è del mio big socio Lele Cannavero e nella sua semplicità la trovo di una potenza pazzesca ed esprime un concetto che mi trova pienamente d'accordo. Per comprendere nel migliore dei modi la potenza che può avere uno stile unico e inconfondibile, andiamo fuori a cena insieme. Così. Immaginate di andare insieme a me e per la prima volta in due ristoranti uguali in tutto e per tutto. La location è la stessa, gli arredi anche e il servizio è identico. Le portate sono le stesse e il gusto di ogni portata, dall'antipasto al dolce anche. C'è solo una differenza tra i due ristoranti, una sola differenza che farà una grande differenza. Ovvero lo stile dello chef. È già perché alla fine della cena è usanza di entrambi i ristoranti che lo chef passi in ogni tavolo a salutare e ringraziare i clienti. Mi raccomando, ricordiamoci che è tutto uguale identico, stessa location, stesso servizio, stesso cibo, stesso sapore, tutto identico, solo lo chef è diverso. Nel primo ristorante si chiama Caino. Caino ha un atteggiamento entusiasta, positivo e lo si vede dal sorriso con il quale ci saluta e da come si presenta stringendoci la mano. Un modo di fare che dice: sono felice che tu sia qui. Nel secondo ristorante lo chef si chiama Abele. Abele ha un atteggiamento normale e lo si capisce anche da come ci saluta, con un buongiorno sì educato ma che è privo di trasporto. Caino, lo chef del primo ristorante, sembra indossare una vera e propria divisa, i pantaloni neri insieme alla casacca dal taglio orientale gli conferiscono davvero una certa eleganza, che diventa un'eleganza molto particolare ed affascinante grazie al taglio di capelli un po' in stile Liam Gallagher e da un tatuaggio sull'avambraccio tipo Yakuza, sto immaginando. Abele invece ha un'immagine meno affascinante, anche lui ha il suo paio di pantaloni e la sua casacca da chef, belli, puliti, ma nulla di più. Caino, lo chef del primo ristorante, dopo averci chiesto se quello che ha cucinato per noi è stato di nostro gusto, ci spiega brevemente la sua filosofia di cucina legata a certe tradizioni orientali e da questa la scelta di preparare alcuni piatti in un certo modo. Alle parole abbina pochi e flessuosi movimenti e il modo in cui comunica fa capire che il suo modo di cucinare è un riflesso del suo modo di essere. Abele, nel secondo ristorante, ci chiede se quello che abbiamo gustato ci è piaciuto e poi educatamente ci saluta. Immaginato tutto questo, chiediamoci che cosa succederebbe se tutto questo fosse reale, oltre che frutto della mia immaginazione. Beh, come prima cosa, la qualità del cibo ci sembrerebbe in qualche modo migliore nel primo ristorante, anche se in realtà è identica all'altro, è una questione di percezione che va oltre il sapore in questo caso. Saremo entrambi più propensi ad accettare un prezzo più alto nel primo ristorante. Se dovessimo scegliere dove tornare a mangiare e quale dei due ristoranti consigliare, beh, la scelta ricadrebbe sul primo. Se dovessimo decidere quale dei due è il cuoco migliore, sceglieremmo Caino, anche se ha cucinato le stesse identiche cose e con lo stesso identico sapore che ha cucinato Abele. Insomma, c'è poco da fare, le chiacchiere stanno a zero. A parità di talento vince chi lo comunica meglio ed è proprio con il nostro stile che possiamo fare che cosa? Possiamo comunicare il nostro talento, chi siamo, cosa facciamo, perché lo facciamo in quel modo. Con il nostro stile possiamo dare la nostra impronta.
Detto tutto questo, dopo esserci fatti questo trip mentale, veniamo a Federico Fashion Style. Molte volte mi è capitato di confrontarmi con colleghi indignati dal successo che sta avendo. Tutti a dire che non è possibile, che le sue capacità tecniche non sono niente di che. Ok, va bene, quindi perché ha tutto questo successo? Se crediamo alla favoletta che ha tutto questo successo perché è raccomandato, beh, facciamoci tanti auguri perché siamo fottuti. Se invece ci piace usare il cervello, possiamo facilmente capire che il motivo, ovviamente non l'unico, di tutto il suo successo è anche il suo stile unico e inconfondibile. Ale, ci stai dicendo che ti piace lo stile di Federico Fashion Style? No, ma non è questo il punto. Non mi piace il suo stile, ma chi se ne frega se mi piace o meno. Il punto è che Federico è l'esempio di come e quanto lo stile può rivelarsi un prezioso alleato in grado di dare valore al talento, sia esso poco che tanto. Dopodiché, se è tanto, ovviamente meglio. Riflettiamo su una cosa. Nella nostra zona, ok, potrebbe esserci un parrucchiere con meno talento di quanto ne abbiamo noi, ma che lo comunica meglio di come facciamo noi. E proviamo ad immaginare chi avrà più successo. Se state pensando che tutto questo meccanismo non è giusto perché è solo il talento quello che conta, beh, se pensiamo questo, siamo sulla strada sbagliata. È ovvio che il talento conta, ma se abbiamo ascoltato con attenzione, è altrettanto ovvio che abbiamo bisogno di comunicare il nostro talento, di renderlo visibile, esattamente come ha fatto Federico. Ovviamente non lo dobbiamo fare con il suo stile, non con lo stile di Federico, ma ognuno con il suo, ognuno con il proprio stile, che può trasformarsi in un alleato potentissimo a patto di renderlo unico e inconfondibile. Al prossimo video. Ciao!